Ecco, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa conferenza a quattro mani, a due bocche per così dire, che si dedica a un quadro che qui è ancora velato, un quadro recentemente restaurato da Elisa Todisco con la direzione storico-artistica della dottoressa Fausta Navarro, la nostra curatrice della pittura veneziana, e Lorenzo Lotto tradizionalmente viene, infatti anche se per alcuni era lombardo, per altri era marchigiano, ma comunque Venezia era molto importante per Lotto, quindi tradizionalmente viene sempre messo tra i pittori veneziani con cui aveva comunque dei contatti molto forte, infatti è stato anche lì per parecchi anni, quindi è chiaramente il tuo bambino, e non abbiamo per giunta un curatore specifico per la pittura lombarda o marchigiana, quindi a maggior ragione sotto Fausta Navarro. Per chi di voi non conosce ancora Fausta Navarro, anche se è stata pubblicata proprio di recente estesamente nell'occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata al Francesco Maria I della Rovere ad Urbania, il quadro capolavoro portata da Vittoria della Rovere a Firenze nel 1631 e riportata da Fausta Navarro ad Urbania di recente temporaneamente per una mostra dove sta nel contesto del suo collezionismo originale, però gli interessi e anche le competenze storico-artistiche di Fausta sono ben più ampie. Non meno importante il curriculum della dottoressa Elisa Todisco, anche lì ora, perdonatemi se non menziono ogni singolo restauro conseguito, ma ora direi, proporrei, siccome è proprio al cuore di questa serie di conferenze, di avere l'opera d'arte originale nell'aula, cioè quindi qualcosa che nessuna università, nessuna aula universitaria può offrire al pubblico, mentre noi come museo lo possiamo, questa ibridazione tra accademia e museo che permette a tutti i nostri a tutto il nostro pubblico, a tutti i presenti, di vedere, approfondire un'opera d'arte e sentire la conferenza. Quindi proporrei proprio svelare questo quadro in questo momento, magari con una dalla destra e una dalla sinistra per assicurare, e io mi metto lì per assicurare che il quadro non casca durante l'operazione, sarebbe un grande peccato. Allora, contate voi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ecco. Bellissimo, grazie. Allora, con questo passo la parola prima a Fausta e poi faranno loro in dialogo a spiegarci tutti i nuovi risultati su questa sacra famiglia di Lorenzo Lotto. Volevo dire una cosa ancora molto importante, che purtroppo la contessa Rimbotti non può essere qui perché in questo momento è in un aereo che è in ritardo, che parte da Londra, ma voleva tanto essere qui presente, e grazie agli amici degli Uffizi che è stato possibile di pulire e di indagare questo quadro, quindi vorrei chiedervi di fare un altro applauso per gli amici degli Uffizi. Grazie a tutti per essere qui oggi pomeriggio. Sono molto lieta e riconoscente per l'invito a parlare dello splendido restauro di questo dipinto, la Sacra Famiglia con Sant'Anna e San Girolamo di Lorenzo Lotto. Sono molto riconoscente al dottor Schmidt per avermi invitata a fare questa conferenza, di tutte le parole bellissime, esageratamente belle,
che ha usato nei miei confronti. Il restauro è stato iniziato poco meno di un anno fa da Elisa Todisco. Grazie ai generosi Friends of the Uffizi Galleries, come diceva il dottor Schmidt, guidati dalla contessa Maria Vittoria Rimbotti. L'opera ha un'illustre provenienza, appartiene infatti al numero dei dipinti acquistati allo scadere del XVII secolo dal Gran Principe Ferdinando, grande ammiratore della pittura veneta, per la sua straordinaria collezione nell'appartamento di Palazzo Pitti. L'opera, che è datata 1534, ha costituito una vera e propria pietra miliare, una pietra di paragone imprescindibile per la ricostruzione dell'attività di Lorenzo Lotto durante il suo terzo soggiorno marchigiano, tra il 1532 e il 1540 circa. Dopo la bellissima pala di Santa Lucia di Jesi del 1532, e prima di quella di Fermo, la Sacra Conversazione di Fermo, che vi mostrerà tra poco Elisa. La nostra Sacra Famiglia costituì per Berenson un eccellente esempio della nuova attitudine di Lotto a raffigurare la complessità emotiva dei personaggi. Nella terza edizione, riveduta e ampliata, della monografia berensoniana del 1955, appare l'importante segnalazione dell'esistenza di una tela di soggetto simile nella collezione Sellern di Londra, stimata da Berenson come una versione autografa del dipinto degli Uffizi. Nel 1975, infatti, cominciamo con Giordano Mariani Canova, che ritenne la Sacra Famiglia di Londra il prototipo di quella fiorentina, degli Uffizi. In seguito però Peter Humphrey e Mauro Lucco si sono espressi per una datazione di alcuni anni posteriori, all'incirca 1538-39, a motivo sia della qualità meno alta della pittura, sia dei caratteri dello stile. La sequenza cronologica quindi che vede il nostro dipinto precedente quello di Londra è stata confermata dalle indagini conoscitive eseguite sul dipinto nostro in occasione del restauro. La riflettografia infrarossa ha messo in luce un significativo pentimento nell'area che poi fu occupata dalla figura del San Girolamo. In origine, Lorenzo Lotto aveva dipinto in questa zona una finestra con un paesaggio in lontananza assai simile a quello della versione londinese. Quindi Lotto dovette concepire inizialmente il nostro dipinto come una Sacra Famiglia con Sant'Anna. Solo successivamente dovette decidere di aggiungere la figura del San Girolamo. Il restauro oggi permette di apprezzare la meravigliosa gamma di colori freddi e smaltati, di una purezza eccezionale, a ben dire Pietro Zampetti nel 1953, nonché la trama dei sottili passaggi luminosi già offuscati dalle vernici ingiallite e dei ritocchi alterati. I volti intensamente animati di Sant'Anna e di San Giuseppe si rivelano quali straordinari brani di pittura. Eliminata la coltre di vernici ingiallite che nascondevano i dettagli dell'opera, è ora ben visibile sul dito medio della Vergine l'anello dello sposalizio sormontato dalla pietra verde, simbolo della castità. Parimenti è anche distinguibile con chiarezza sull'anulare di Sant'Anna l'anello con il rubino, la pietra rossa la cui luce simboleggia la parola di Dio. Ad ogni modo, la duplice raffigurazione dell'anello matrimoniale, l'annulus sponsalitius, costituisce un particolare iconografico alquanto raro, molto raro. Esso pare suggerire quindi la relazione del nostro dipinto con la devozione del Santo Anello, una devozione intensamente praticata a Perugia a fine 400 con la creazione della confraternita di San Giuseppe,
che era appunto dedicata ad incrementare questo culto, nata appunto sulla scia della predicazione di San Bernardino della Feltre e dei francescani che a lui si richiamavano. Questa ipotesi andrà approfondita in un'altra sede. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui oggi anche da parte mia. Ringrazio il direttore della galleria per avermi dato questa straordinaria possibilità professionale. La dottoressa Fausta Navarro e la dottoressa Elena Prandi, che hanno seguito con grande attenzione e passione questo lavoro, e naturalmente la contessa Maria Vittoria Rimbotti e Franzo Fuffizi, che appunto, come è già stato ripetuto, hanno permesso la realizzazione di questo intervento di restauro. L'opera al momento del restauro si trovava in discreto stato di conservazione, tuttavia necessitava di una revisione del tensionamento della tela sul telaio, del recupero di alcune piccole deformazioni puntuali del supporto tessile e soprattutto di un intervento di pulitura. Era presente infatti uno spesso strato di vernici alterate e virate su toni caldi che snaturavano completamente la tavolozza dell'artista e appiattivano in maniera molto marcata la composizione. Qui vedete un'immagine dipinto a luce radente e forse potete apprezzare appunto l'entità di queste deformazioni, in particolare una abbastanza evidente vicino alla testa della Sant'Anna, causata da un probabile urto ricevuto dal retro, e tante piccole deformazioni lungo il margine inferiore causate dall'inserzione di sporco, piccoli detriti e anche frammenti di vetro che sono stati ritrovati pulendo tra la tela e il telaio. Al fine di recuperare quindi la planarità del supporto, dopo aver separato il dipinto dalla cornice, è stato eseguito un intervento di umidificazione localizzata e controllata con successiva asciugatura sotto peso delle zone trattate. Erano presenti anche numerosi, non erano presenti lacune importanti, quindi le mancanze erano di piccola entità e molto puntuali, ma erano presenti numerosi ritocchi alterati, eseguiti a diversi livelli, quindi in parte al di sotto dello strato filmogeno superficiale, in parte sono stati trovati anche al di sotto delle vernici più antiche, ritocchi finalizzati a ingranare, reingranare delle svelature, delle abrasioni, quindi non mancanze importanti, ma tante piccole sgranature ritoccate. In un primo momento sono state fatte una campagna fotografica nel visibile, nell'ultravioletto, nell'infrarosso, con la restituzione dell'infrarosso in falsi colori. Qui vedete l'immagine in fluorescenza ultravioletta che ci fa vedere proprio come effettivamente ci fossero strati consistenti di vernice e come in parte la distribuzione di queste vernici fosse disomogenea. Vedete qui in corrispondenza del panneggio sul fondo, del drappo sul fondo, e lo spesso strato invece in corrispondenza del San Girolamo, che dopo più avanti approfondiremo. Sono state quindi fatte altre indagini, sempre di tipo fisico non invasivo. In particolare qui vediamo due immagini relative a riprese in UV multispettrale, quindi ultravioletto a diverse lunghezze d'onda, che alla lunghezza d'onda di 450 nanometri, vedete la figura del San Girolamo completamente sparisce, mentre a 750 riappare. E questo ci dà
un po' il polso della stratificazione delle vernici, in particolare in corrispondenza di questo personaggio, dove la vernice è sicuramente più consistente. E in effetti durante la pulitura ce ne siamo anche proprio resi conto che quello che si assottigliava in corrispondenza del San Girolamo era una materia diversa, molto più spessa, molto più consistente. Qui vediamo un'immagine relativa al visibile e una relativa all'infrarosso, dove ci sono dei pochi tratti, e Lotto spesso fa così, cioè è un grande disegnatore su carta, ma su tavola e su tela poi riporta pochi tratti del disegno che lo guidino nella composizione. Qui ho messo due particolari dell'infrarosso, fotografico questo, dove forse si riesce a apprezzare meglio ciò che già si vede nel visibile e di cui parlava la dottoressa poc'anzi, cioè la differenza nella pennellata, proprio nel ductus della pennellata, nella realizzazione del San Giuseppe, ad esempio, o nella realizzazione del San Girolamo, dove il pennello è più fluido, l'impasto di cioè i colori sono più impastati, non so se più fusi, esatto. Questo è un particolare dell'infrarosso con la restituzione in falsi colori che vi ho messo perché in questa occasione, diciamo, sempre con queste tecniche di indagine non invasive, abbiamo anche cercato di caratterizzare un po' la tavolozza dell'artista. Vi ho messo questo particolare perché sappiamo che Lotto era amava molto variare le tonalità, ad esempio questo è un particolare del braccio della Vergine, quindi della campitura azzurra, amava molto variare gli impasti di colore, le sovrapposizioni per restituire tonalità di blu molto diversificate e diverse. Qua appunto è stato ipotizzato l'utilizzo di una base di probabilmente di azzurrite e di velature in lapislazzuli, e grazie a Ottaviano Caruso e a Profilo Colore che appunto hanno eseguito le indagini diagnostiche, è stato fatto uno studio anche di ipercolorimetria multispettrale che ci restituisce l'ipotesi appunto dell'utilizzo del lapislazzuli, ma anche dell'indaco. Nella nostra indagine diciamo multispettrale è emersa anche la presenza, per quanto riguarda ad esempio il manto, quel giallo acido del manto del San Giuseppe, del giallo di piombo e stagno, e anche questa è una cosa che si ritrova in molte delle opere dell'artista, quindi l'utilizzo dei pigmenti cosiddetti siccativi, cioè che acceleravano l'essiccazione dell'elegante oleoso, per cui lui utilizza molto usa molto anche le preparazioni a base di biacca, addirittura del vetro macinato all'interno della preparazione, che anche quello accelera i processi di asciugatura, e l'uso del giallo di piombo e stagno. L'intervento di pulitura è stato condotto con grande cautela, perché già ad un primo screening ci eravamo resi conto che la difficoltà non stava tanto nell'esecuzione tecnica, cioè nella difficoltà di rimuovere o di assottigliare questi materiali sovrammessi. La difficoltà stava più che altro nella consapevolezza che probabilmente
ci saremmo trovati di fronte a una tavolozza dai toni molto accesi e in alcuni brani la materia ci appariva già nel visibile abbastanza abrasa, consumata, soprattutto per quanto riguarda l'incarnato del bambino e questa veste azzurra della Vergine. Questa immagine della Sant'Anna ci fa insomma capire l'entità dell'interferenza cromatica delle vernici sul dipinto, sia la potete vedere nel visibile e nel falso colore. Qui vi ho messo dei particolari, a sinistra l'incarnato del bambino dopo la rimozione del primo strato di vernice superficiale e vedete la quantità di ritocchi, quindi piccole punteggiature, ma comunque vedete abbastanza ritoccato. E per finire, nulla, ho messo un'immagine così del prima e del dopo il restauro. E niente, se avete domande, cose da chiedere, possiamo aprire il dibattito.